fosse il fiore all'occhiello di questa nazione. Io mi sento assolutamente facente parte in tutto e per tutto di questa compagnia che io amo, come amo il mio lavoro e amo quello che faccio. Adoro viaggiare perché mi ha permesso di allargare maggiormente le mie prospettive e i miei orizzonti. Ma mi sono reso conto che purtroppo, come in tutte le aziende italiane, qualcosa non andava e mi riferisco al sindacato. E da lì, diciamo, il primo passo che mi ha fatto capire che i sindacati italiani non avevano una soluzione che rispettasse i diritti dei lavoratori e quindi di altri italiani come me. La mia sensibilità mi ha portato a fare sempre e comunque manifestazioni di solidarietà anche di altri lavoratori, di altre aziende, lavoratori della Fiat, Joa Melfi, rispetto a cose che accadevano magari in Puglia, parlo di NOTAP, oppure dei NOTAP giù a Torino, della ThyssenKrupp a Torino quando andarono a fuoco degli operai. Se vi ricordate, dell'Ilva di Taranto, di tanti lavoratori che poi sono venuti anche qui a manifestare, che diremo tardi, potrei farvi un elenco. Quindi, per chi fino adesso nelle chat che io, dove sono io presente, perché sono presente, ve lo spiego in un secondo. Io in tutti questi anni, a differenza di molti che andavano lì e solo protestavano, in solidarietà degli altri lavoratori raccoglievo numeri di telefono. Quando a un certo punto sono arrivati i social, cioè il messaggio che io dovevo mandare a un altro italiano che magari lavorava alla Fiat Melfi, che magari lavorava alla ThyssenKrupp e che magari lavorava all'Ilva di Taranto, non mi costava più perché all'epoca, se vi ricordate, un messaggio costava, era un costo, quindi magari mi costava tanto ogni volta sentirlo. Da quando sono arrivati i social, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, io potevo sentire tutti gratuitamente. Allora capite che questa cosa mi ha messo nella condizione di poter iniziare a risentire tutti quei numeri di telefono che a loro volta avevano messo sul loro telefono tutto questo che chiamiamo social, quindi WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e ho iniziato a contattare, a entrare in gruppi. Io poi sono anche un padre, questo mi ha permesso di conoscere questa splendida persona che si chiama Gabriella Pereo, questo mi ha permesso di conoscere quelle splendide persone che chiamo miei mentori, si chiamano Orazio Fendiani e Giorgio Vitali di Alba Mediterranea. Io ho creato insieme a un grandissimo amico, fratello ritrovato nella vita, Domenico Saccavillo, un compagno di lotta, perché nel 2017 dovete sapere che questo signore qui, che molti hanno definito un vigliacco, hanno definito una persona che non sa fare le azioni, ha avuto l'ardire e il coraggio di fare qualcosa che era scritto per legge non si potesse fare, parlo di una legge mussoliniana che prevedeva che in questo paese nessuno poteva più fare una marcia su Roma. Beh, io con qualcun altro che ha definito me pazzo, e pazzo loro insieme a me che hanno fatto questo percorso, e parlo di 12 persone, abbiamo deciso di partire dall'Aquila, cioè una delle città più martoriate a livello sismico dai terremoti in Italia, e abbiamo fatto un cammino che ci ha portato dall'Aquila, camminando a piedi in 6 giorni, fino a Roma. E facendo cosa? Distribuendo queste. Allora, l'intervento di Wolf io lo apprezzo, ma io non sono una persona che parla, io sono una persona che agisce. Negli ultimi 2 anni io ho consegnato in tutta l'Italia, da solo, io personalmente, Andrea Libero Gioia, 865.000 volantini da solo, senza l'aiuto di nessuno. Poi naturalmente tutti gli altri consegnati dalle altre persone in tutta Italia, perché io questi li ho mandati in PDF grazie a Orazio Fermiani, che ha avuto l'idea di fare non solo questi ma tante altre cose insieme a me e anche con Domenico Sancavillo e tanti altri. Abbiamo avuto il coraggio di fare delle azioni che coinvolgessero le persone. Da questi non sono stati capiti perché? Perché come al solito in Italia ci sono persone che hanno paura che quando qualcuno ha un'idea, che può essere un'idea vincente e valevole per tutti quanti, per la collettività, abbia delle intenzioni che lo portino a diventare un politico, a diventare un responsabile degli altri che può prendere dei soldi. Allora vi posso dire che io proprio per questo mio invece aiutare gli altri ad essere sensibili rispetto alle problematiche degli altri, nel 5 Stelle mi ero fatto una certa nomea e quando andavo nelle piazze, senza dire esattamente una parolaccia che fosse una, come anche è successo in Alitalia, dove ho stretto una grandissima amicizia con Fabio Frati, che invece lui portava avanti altri tipi di proteste. Ricordo che è un ex dipendente dell'Alitalia, che ha... posso continuare? Sì. Grazie. Conosciuto Fabio Frati in Alitalia, e
un altro personaggio che oggi non c'è, si chiama Antonio Amoroso, abbiamo iniziato a fare una guerra comune contro chi ci stava ricattando. E ricordo che nel 2017 fu fatto un referendum in Alitalia e abbiamo lottato contro un'intera stampa italiana che diceva a chiare lettere, poi Fabio tra l'intervento potrà assolutamente verificare quello che sto dicendo, abbiamo trovato dei tecnici, abbiamo messo anche il consenso a questo famoso Movimento 5 Stelle che diceva di difendere i lavoratori. Beh, oggi ci ritroviamo un'Alitalia ancora privatizzata, un'Alitalia che ci avevano detto che sarebbe fallita immediatamente nella compagnia dove lavoro, e non è fallita, o meglio, è fallita, siamo tutti in cassetterazione, siamo tutti in amministrazione straordinaria, ma ad oggi ancora stiamo lavorando. Tutte quelle cose che sto dicendo naturalmente stanno creando dei problemi, ma siamo diventati degli eroi agli occhi di chi? Di tutti gli altri lavoratori in Italia, perché io ho iniziato a girare, grazie al mio lavoro che mi permetteva di avere dei biglietti, altri lavoratori di altri comparti lavorativi, che ogni volta che arrivavamo noi dell'Alitalia si alzavano in piedi e ci facevano un applauso. Perché? Perché in un referendum siamo riusciti a far vincere un no, dove ci chiedevano o prendere un contratto peggio di quello di Ryanair, e io questo sono andato a dirlo, questo soprattutto mi ricordo per chi mi diceva che non ho coraggio, che io sono andato di notte, l'unico, eravamo quattro persone di tutta l'Italia, davanti al Ministero dello Sviluppo qui a Roma, a dire al Ministro all'epoca dei Trasporti del Rio, al Ministro dello Sviluppo Calenda e al Ministro del Lavoro all'epoca Poletti, che quello che stavano facendo era qualcosa di ignobile, che se io, ho badato bene a dire queste parole, se io avessi incarnato la loro figura da ministri, avrei dato domani le dimissioni. Loro sì, naturalmente soprattutto Del Rio si risentì davanti a tutti i giornalisti che non fecero una che fosse una domanda scomoda. Io avevo messo in discussione l'operato di tre ministri del governo Renzi, dicendogli scusi, io se fossi lei mi dimetterei subito. Del Rio dice, ah, come si permette lei di dire questa cosa in pubblico? E tutti i giornalisti, ma quel giornalista là per chi scrive? E un collega che era con me, dei quattro di un'azienda di 12.000 che non avevano avuto il coraggio di seguirmi in questa azione da pazzia, no? Da omicida. Lei come si permette di dire questa cosa? Io mi sono permesso semplicemente di dire quello che lui aveva ripetuto presso tutte le televisioni nazionali, cioè il fatto che se io fossi un ministro non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Perché? Perché aveva messo in discussione il fatto che l'Alitalia potesse essere messa in relazione con un'azienda come Ryanair, che ricordo è un'azienda che non applica lo statuto dei lavoratori, cioè se una donna rimane incinta in Ryanair viene licenziata, se una persona dice sindacato viene licenziata, senza calcolare che prendono per fare lo stesso lavoro che facciamo noi 1.300 euro al mese. Vi assicuro che la vita dell'assistente di volo è alquanto difficile da operare in tutto il mondo oggi, perché i ritmi sono veramente frenetici, fusi orari, notte saltati e ritmi veramente incredibili, non rispettano i minimi e gli standard dello statuto dei lavoratori. Quindi già il fatto che non applichi lo statuto dei lavoratori venga messa in discussione, il fatto che possa essere rapportata dall'Italia, vi assicuro che non può. Ma che cosa succede? Succede che oltretutto gli dissi che l'Alitalia, oltretutto, permetteva dei lavoratori all'Italia di pagare le tasse che pagavano anche lo stipendio degli stessi ministri, perché le tasse pagano gli stipendi anche dei ministri, quindi se si voleva un'azienda come Ryanair che non paga le tasse in Italia, si voleva un'azienda che le andava a pagare in Irlanda, e ricordo che i lavoratori irlandesi, la Ryanair, mandano le loro tasse in Irlanda. E che cosa succede oltretutto? I piloti li mandano a Malta perché hanno la partita IVA, e i piloti fanno degli orari di lavoro che ripongono a stress. Queste cose dette in pubblico fanno paura, perché quando vi ritrovate, invito tutti a ragionare, visto che siamo su Facebook, spero che tanti ci ascolteranno e sentiranno questo messaggio, quando volate con un euro ricordate che la compagnia che state prendendo per un euro non vi garantisce degli standard di sicurezza, e se l'aereo dovesse cascare non vi lamentate, perché quello che stanno facendo, ok, ho terminato, dopo continuerò e mi rimetterò in lista con tutti. Grazie. Andiamo con il prossimo e parliamo di Pino Contattini. Un applauso per favore, grazie.
assemblee si fanno in un'altra maniera, a casa mia si fanno un cerchio, assolutamente, si fanno in questa maniera, mi dispiace, assolutamente, mi dispiace dirlo, però devo ringraziare l'impegno, il lavoro che avete fatto, ed è giusto così. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo che lunedì mattina, domani mattina abbiamo un volantinaggio sull'autostrada a Modena, Modena Nord se non sbaglio, Modena Nord. Poi abbiamo domenica.